prima è Raffaella. Buonasera Raffaella. Raffaella Milandri. Viene da San Benedetto del Tronto, provincia di Ascoli Piceno, è consulente commerciale ma anche viaggiatrice solitaria. Ho visto che mi hai regalato anche un libro interessantissimo e ti ringrazio, lo leggerò con attenzione, ho delle foto bellissime ho visto. Grazie mille. Ma allora, io fondamentalmente sono un po' come Pippo e Super Pippo, quindi nella vita normale faccio Pippo, faccio il lavoro normale, consulente commerciale. Come Super Pippo, questi viaggi meravigliosi? Sono viaggiatrice solitaria, preferibilmente in fuoristrada, e poi sono scrittrice e fotografa, appunto. Qual è l'incontro che ti ha affascinato di più? L'incontro che mi ha affascinato di più, Perché ti ha impaurito di più. Che mi ha impaurito di più è stato quando ho lasciato la macchina in Alaska, sul Sag River, oltre l'oceano, oltre il circolo polare artico. E praticamente a un certo punto la macchina ha cominciato a affondare e è entrata l'acqua dentro la macchina. Insomma, io ho detto, può far bacco. E qui hai avuto un leggero terrore. E l'incontro più affascinante con quale animale? Con mio marito. Ah, ecco, perfetto. Che saluto. Che saluto. Ciao, Patrick. È inglese, noi ci siamo conosciuti in Australia durante uno dei miei viaggi. Ecco, appunto. ecco. Com'è Raffaella, Patrick? Raffaele è molto appassionato di indigeni popoli nel mondo, in tutto il mondo, popoli indigeni del mondo. Lui, lei. Se vuole parlare in inglese lo traduco, parla in inglese che poi traduco io, non ti preoccupare. Ok, speak in English then. You speak Italian? A little, poco. Like me, English. No problem. She's very passionate about the indigenous people, and yes. She likes to. She feels at home with them. Si sente a casa con loro. Yes, è inutile tradurlo. Abbiamo capito tutti perfettamente. Chiarissimo. C'è qualcuno che non ha capito? Ragazzi, tutti lingua madre, tutti lingua madre inglese, qua in studio. Ha detto che sono molto appassionata per i popoli indigeni. Guarda che hanno capito davvero in studio, sono tutti di lingua madre inglese. Non c'è problemi, non c'è problemi. Prossimo viaggio? Nuova Guinea. Magari anche facendo gli scongiuri, cioè tutte le cose possibili e immaginabili, non si sa mai, magari con un aiuto, se dovessi riuscire a... Ah, una vittoria da queste parti, dici, ho capito, sì, potrebbe non sarebbe, agevolare. Non sarebbe male. Va bene, via il cubo, fermalo quando vuoi. Stop. Giochiamo con la lettera Raffaella e Rosetta. Per la sfida, Rosetta viene da Ventimiglia, mentre Raffaella viene da San Benedetto del Tronto. Iniziamo con chi è in svantaggio, ovvero Rosetta, che risponderà per prima alla prima delle sette domande a disposizione. Parliamo di cinema. La risposta esatta, di cui il nostro Presidente della Repubblica è capo. Andiamo con la domanda numero 3. Parliamo di Goldrake. Quale arma usa Goldrake quando nei combattimenti con i nemici sgancia un pugno dal suo braccio? Boomerang elettronici, alabarda spaziale, maglio perforante, raggio antigravità. Sta a me? Sì. Alla barda spaziale. Il 1957, per far sbagliare un rigore a un milanista, Veleno Lorenzi mise qualcosa dietro al pallone. Cosa? Uno straccio, un limone, uno scarpino o una lattina? Via il tempo. Scusa, ancora tocca a me? Sì. Abbi pazienza, perdonami Carlo, un attimo. Direi un limone, così mi viene limone. Allora, il rigore era tirato dal sudamericano Cucchiaroni, che non si rese conto quello che aveva fatto, non a caso poi detto veleno, Benito Lorenzi. L'Inter era in vantaggio di 1-0 e fu segnato un rigore a favore del Milan. Allora Lorenzi, non se ne accorse nessuno, mentre stava sistemando il pallone, stava succhiando per dissetarsi un limone e glielo mise dietro al pallone. Quando tirò il rigore sbagliò e tra l'altro Lorenzi corse a complimentarsi con il portiere e invece nessuno, dando un calcio tra l'altro al limone per far finta di niente, e tutti cancellò ogni traccia. Lo
raccontò poi lo stesso Lorenzi qualche anno dopo. La risposta è proprio esatta, era un limone.